voluto un altro pezzo, Un cioè, alla fine è venuto tutto così, un balcone a schimbescio. Schimbescio. Però c'è venuto anche questi giardini. Guardate che roba! Mina, guardiamo i prussiani, capito? I prussiani che c'avevano, c'avevano questo giardino, era privato, qui non entrava nessuno, qui stava la guardia, lì non entrava nessuno. Guarda che vista! Le merende! Che meraviglia! Io non ce l'ho stata mai qua, mi sa. Questo l'hanno fatto per ricordo del Nasseria, i ragazzi che sono italiani e sono morti al Nasseria. Ci hanno messo quell'antico romano, capito, come il guerriero che è partito, che è andato e è ricordato. Gabriele, ma adesso sto giardino è pubblico? È pubblico! È dal tempo del fascio che è pubblico. Ma pure lo palazzo è pubblico, adesso dopo entriamo. Ma guardate questi signori prussiani che si erano fatti. Avevano fatto tutta questa cordonata. Ma quella era scusato il caffaretto. Ah, ce l'avevamo. Guardate qua, c'è un pezzo di medioevo. Guardate, arriva più alla fondo, ma vedete che non si può fare la sul tetto. Guardate che potere che c'ha. Fino alla fondo, e lì c'è il cortile, vedete qua dentro c'è il cortile. E quelle vetrate, vedete, e lassù, là, era, e perché facevano la lana. E mettevano l'asciugatore, secondo che raccoglievano la lana vecchia, poi tanto erano tante mogli che sapevano qua, e facevano la lana e lì sopra mettevano, anche pitturavano con le bagni con vari colori e venivano lì a seccare, vedi, sotto a quella vettoria dove stanno le inferiate, lo vedete, no? Qui da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portali. Ma guardate là, c'è una cupola, l'unica Roma cupola che ha le mattonelle, ingresse, vedete? Sulla sinistra. Sulla sinistra. E c'ha il campanile, vedete il campanile? È fatto a vela con le campane a vista che pendono di qua e di là. E quella è la chiesa di Santa Maria in Campidelli. Questa qui invece, più avanti qua, che è quella importante perché è del Matero, quella della chiesa di Sant'Andrea di Lavagno. E è la terza più grande dopo San Pietro, perché è la terza, perché quella dopo San Pietro è quella dell'Euro. San Pietro e Paolo all'Euro, quella nuova. Quella è la seconda dopo Candelo, perché nessuna chiesa può avere una cupola in tutta Italia, anzi in tutte le regioni cattoliche, non possono avere una cupola più grande di quella di San Pietro. San Pietro ha 47 di diametro, 47 metri, pensate, il Palio ce n'ha 44, San Pietro 47, quella dell'Eure ce n'ha 46, e questa qui di San Andrea della Valle 45, è la terza come grandezza. Ti piace? Si vede pure i cavalieri. Apri laggiù, guarda quella chiesa, c'è il tortiglione. Poi si vede il tortiglione, vedete là quel tortiglione, questo è la Sapienza. Questa qua la Sapienza, vedete che c'è una canaletta fatta al tortiglione. Oltre poi in fondo vediamo il palazzo medico. E qui abitava a quella torre, la sfidata, quel terrazzo lì, poveraccia, Sofia Loren. Sta torre? Dritto, dritto. No, sta quella torre, lassù. Lassù, quello lì è con tutto quel terrazzo. Allora, poi è pure abitata.
Però che è successo? C'è stata espropriata e lei ha preferito andare via perché fisicamente. Vabbè, delle sue cose. Quindi i signori prussiani abitavano qua. Guarda questo che poi si è fatto. C'avevano... La rotta il tetto l'ha fatto la prima. Mica sta male. Mi sta bene il 18, poi vado il muro, Mussolini, vado a sciogliere.